Pioggia incessante ha reso fangoso il campo di gioco. Amici sportivi, buonasera dal vostro Gianni Pinoli. Come al solito, il commento tecnico è affidato a Sandro Manini. A te la linea, Sandro. Buonasera a tutti, speriamo in una bella partita. Campionato Master Serie B, 27esima partita. L'incontro di oggi vede in campo l'Internacional contro il Dortmund. Ecco la squadra dell'Internazionale. Le squadre si sono schierate sul campo di gioco. Mancano solo pochi istanti al calcio d'inizio. La squadra che attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi è l'Internazionale, mentre da destra a sinistra il Dortmund. Triangolo, tiro! Tiro! L'ha segnato Nando! Una tecnica eccezionale! Rivediamo l'azione. Prova il tiro! Ha un'ottima visione di gioco. Uno, due. Ecco la rimessa laterale. Sono trascorsi 10 minuti del primo tempo. Chiude il VAR. Tiro! Colpo di testa. Rimessa laterale. Rimessa laterale. Riesce a far filtrare la palla. Ed ecco la rimessa laterale. Si impossessa del pallone. Colpo di testa. Colpo di testa. Sfrutta lo spazio. In possesso del pallone. Gran gol! Gol! Un gol davvero da manuale. L'Internazionale allunga le distanze. Bene, vediamo il replay. Prova il tiro. Ha un'ottima visione di gioco. La alza. La palla è alta. Ma quale fuorigioco? Tiro! Palla nelle mani del portiere. Lo scambio non riesce. In scivolata. Si apre un corridoio per il passaggio in avanti. Tenta il cross in profondità e tira. Possessa del pallone, lo mette al centro.
troppo presto. Peccato però, era un bello scatto. Mancano ormai solo 10 minuti alla fine del primo tempo. Stanno facendo un forte... ed è segnato! Gol! Un tiro grandioso! Il risultato è 3-0. L'Internazionale è in vantaggio di 3 reti. Rivediamo l'azione al rallenti. È davvero un grande giocatore. Tiro! Blocca la palla! Tiro! Non ce la fa a prendere la palla! Ottengono un calcio d'angolo. Hanno un'occasione da gioco. Un'azione da campioni, frutto di grande bravura, ma anche... Brutto fallo! Sandro, ti sembra la posizione ideale per un bel tiro? Beh, considerando le capacità del giocatore, penso che abbiano buone probabilità. Gran bordata! Si impossessa! Risultato è 5-0. L'Internazionale sta tranquillamente navigando verso la vittoria. Rivediamo. Se solo riuscisse a passare la palla. Si è così concluso il primo tempo. Commentiamo questo primo tempo. Il risultato è 5-0. L'Internazionale è avanti di molte reti. Sandro, che ne pensi della partita? Quanto mi piacerebbe vederli più determinati in difesa. Grazie mille, Sandro. Ma vediamo ora cosa ci aspetta in questo secondo tempo. Calcio d'inizio del secondo tempo. Alza la bandierina del guardalinea. Sì, questo era fuori gioco netto. Deviata da un avversario. Li stanno marcando stretti. Sì, dovrebbero fare pressing anche sul portatore di palla. Ce la mette tutta. Tocca di testa. Ottimo passaggio. Si impossessa del pallone. Siamo al 15° del secondo tempo.
ha trovato un varco. Entra in scivolata. Non ce la fanno proprio a segnare. Sembra uno scherzo. Sempre. Hanno dei bravi colpitori di testa. Stanno bene. Colpo di testa. Brutto fallo. Un passaggio di testa. Tengono la palla. Una riserva ha cominciato a scaldarsi a bordo campo. Grande possesso di palla. Palla in aria. Intornata. Rimessa dal fondo. Il pubblico accoglie con un caloroso applauso il nuovo entrato. In scivolata. Testa. Calcia la palla oltre la linea laterale. Sono già trascorsi 35 minuti del secondo tempo. Avanti e indietro. Rimessa del portiere. Ruba la palla. In possesso del pallone. La palla è alta. Tenta il cross. Gol, 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 gol! Conclusione magistrale. Il risultato è 5-1. L'Internacional sta tranquillamente navigando verso la vittoria. Bene. Ottima prova individuale. Si impossessa del pallone. Tiro. Colpo di testa. Molto pericoloso. Palla verso il centro. Colpo di testa. Ma quale fuorigioco. Colpo verso il centro. Calcio d'angolo. Tiro. L'arbitro ha fischiato, l'incontro è finito. L'Internacional ha mostrato tutta la sua grinta oggi con questa grande vittoria. Allora Sandro, come ti è sembrata la partita? È stata una partita a senso unico, ma comunque interessante dal punto di vista tecnico. Bene Sandro, grazie per il tuo commento tecnico. È arrivato il momento dei saluti. Arrivederci dal vostro Gianni Pinotti. Come sempre, il commento era affidato al nostro Sandro Manini. Grazie Sandro. Grazie mille Gianni. Allora, un arrivederci a tutti.